eccolo Enrico Brignola che è comparso alla postazione dalla nostra Sonia Lantella. A te Sonia, ciao Enrico. Ciao. Eh sì Antonio, hai detto bene, stavamo parlando di Enrico Brignola, uno dei protagonisti di una partita che però insomma sicuramente ha messo in luce più gli aspetti negativi di un Benevento che invece aveva avuto tante conferme contro il Sassuolo. Sì, aveva fatto a tratti una buona partita, però ci sono stati tanti errori e li abbiamo pagati, loro sono stati bravi subito a farci dei gol. Un altro cambio tattico era un 3-4-3, 3-4-2-1, ecco anche questo può avervi messo in difficoltà considerando che avevate trovato un certo equilibrio anche con la difesa a 4? No, abbiamo giocato 3-4-2-1, due trequartisti dietro di Abate. Loro erano molto bravi ad attaccarci subito alle spalle e l'avevamo preparata proprio in questo modo la partita. Antonio. Ciao Enrico, a un certo punto del match ti sei innervosito particolarmente con l'arbitro e anche con qualche avversario, tanto è vero che poi l'arbitro ti ha preso di mira e ti ha anche ammonito. Cioè raccontare che cosa è accaduto, forse anche l'atteggiamento degli atalantini, praticamente al di là della loro superiorità, che hanno menato di brutto e che spesso se la sono passata liscia. Principalmente perché a me quando si perde così in questo modo già mi dà fastidio tanto e poi perché comunque ai minimi contatti loro fischiavano, a noi io ho avuto una botta sulla gamba e non hanno fischiato, per quello mi sono innervosito. Simo, l'impressione è praticamente che spesso anche in campo l'avversario vi picchia e vi mena perché dice tanto tu sei retrocessa, hanno un atteggiamento un poco particolare, quasi avallato anche dalle squadre arbitrali. Condividi questo mio parere? Sì, a volte sì, si vede, cioè è impossibile dire di no. C'è Gennaro Iezzo. Ciao Enrico, volevo farti un paio di domande. La prima è quanto merito c'è dell'Atalanta in questa vittoria e quanti dei meriti ci sono del Benevento per questa sconfitta? Bella domanda, perché comunque noi male non abbiamo fatto, abbiamo fatto una bella partita, però loro hanno dimostrato il loro valore, sono una squadra fortissima, infatti anche nelle competizioni europee l'hanno dimostrato. L'altra è sicuramente dal punto di vista della cattiveria che abbiamo visto in altre partite, Enrico, penso che oggi è mancato un po' quello al Benevento, quella voglia di combattere su tutti i palloni. Penso che tu sei stato l'unico oggi a combattere come hai sempre fatto e questo ti fa onore, perché per arrivare a giocare a grandi livelli c'è bisogno di questo e tu lo fai e sono convinto che tu farai una grande carriera. Però abbiamo visto ancora una volta sempre gli stessi errori in difesa, anche a difesa schierata. Io penso che manca l'equilibrio in questa squadra, perché voi quando ci avete palla siete una squadra che veramente gioca un buon calcio, però purtroppo in certe situazioni anche molto facile da leggere molto spesso prende dei gol e penso che questo abbia fatto un po' la differenza in questo anno. Tu che ne pensi? Sì, è vero, noi a volte rischiamo molto di più la giocata rispetto alla loro squadra, loro come si è visto oggi non rischiano mai nulla e appena sbagli ti fanno gol. Ok, per quanto riguarda lo studio va bene Sonia. Sì, allora chiudo io con l'ultima domanda. Questo era un turno infrasettimanale, sabato ci sarà il Milan a San Siro. De Zerbi con alcune scelte ha pensato al turnover, ma tu sei pronto per giocare anche sabato nonostante insomma questo impegno? Certo, io voglio giocare sempre, in panchina non mi piace stare. La condizione c'è, la salute non manca? Certo. Perfetto, grazie. Grazie a voi, ciao.